Il presidente del Frosinone Calcio Maurizio Stirpe, ospite a Ferentino per la conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento del centro sportivo. Dopo l'annuncio dello scorso dicembre sono state illustrate nel dettaglio tutte le attività che porteranno alla nuova riqualificazione e all'ammodernamento della città dello sport, che ormai da anni ospita gli allenamenti della prima squadra e le gare ufficiali del settore giovanile giallazzurro. Sarà realizzata una nuova struttura a bassissimo impatto ambientale per spogliatoi e palestra. La nuova struttura sorgerà tra il campo di allenamento del Frosinone e il campo di calcio a 5. L'attuale campo di calcio a 8, oggi sintetico, diventerà di erba naturale e sarà ampliato, mentre la struttura che ospita lo spogliatoio, utilizzato dal Frosinone, diventerà la sede ufficiale del club. L'impianto attuale, che resta a disposizione del comune di Ferentino e della squadra di calcio locale, sarà riqualificato, così come il campo centrale. Il Frosinone si occuperà infatti della manutenzione e, grande novità, del rifacimento della pista di atletica. 3 milioni di euro l'investimento complessivo. Beh, una grandissima soddisfazione sentire l'annuncio di ulteriori investimenti nella nostra città sulle strutture sportive. Fanno seguito a quelli che sono stati realizzati negli ultimi anni, che hanno dotato la città di Ferentino di una struttura moderna, sicura e all'avanguardia, che ha permesso in qualche modo anche di porre al centro dell'attenzione nazionale, grazie al Frosinone Calcio, la nostra città. È stato veramente un eccezionale veicolo di promozione anche territoriale della città di Ferentino. Quindi di questi tempi ascoltare quindi l'annuncio di ulteriori investimenti importanti nella nostra città, che permetterà di riqualificare ulteriormente e di ampliare la struttura stessa, è veramente una bellissima notizia, e soprattutto anche la possibilità di vedere riqualificata la pista d'atletica grazie a un impegno del presidente Stirpe e del Frosinone Calcio, sicuramente un'ottima notizia per la nostra comunità e per i giovani della città di Ferentino. Diciamo il completamento di quel progetto che abbiamo annunciato lo scorso anno, nel senso che noi avevamo e avremo la necessità di far fare un salto di qualità a tutta la parte di infrastrutture che insistono, diciamo, sulla prima squadra e sulle squadre giovanili. Penso che sia arrivato il tempo, il momento giusto per affrontare questo tipo di problema e risolverlo, partendo da un concetto: proviamo a valorizzare le cose che già esistono e a migliorarle.